Grazie. Suicidio non è un mio nome! Brava! Omicidio di Stato! Stop! Noi non vogliamo! Siamo qui a rappresentare un figlio ucciso dallo Stato, perché Patrick era in mano allo Stato. Non ci stiamo, noi non ci fermeremo fino a quando non avremo la giustizia, perché Patrick era un ragazzo che andava coccolato, amato, andava Patrick curato, perché soprattutto era un ragazzo non compatibile con queste quattro mura qua dietro. Noi siamo qui perché è qui che è morto Patrick, non è morto a casa sua, non è morto con i suoi familiari, e qui ci sono i colpevoli, e noi siamo disposti a mettere una taglia. Sì, lo dico oggi pubblicamente, mettiamo in testa una taglia a chi verrà a darci una deposizione da quello che è successo nelle mura di Castrogno, in quello che chiamano istituto penitenziario Castrogno. Non lo dico io, lo dice la senatrice Cucchi, il peggior carcere d'Italia. Ci avete toccato la cosa più preziosa, i figli. Noi ci ritireremo nel nostro lutto solo quando avremo la giustizia. Non avremo la giustizia, bene, lotta dura, lotta dura, lotta dura, lotta dura, giustizia, giustizia per Patrick, lotta dura, insieme ragazzi. Lotta dura! Lotta dura! Lotta dura! Lotta dura! Lotta dura! Qui rappresentiamo anche tutte le persone che lì dentro viene messo il bavaglio. Lì dentro vengono minacciati perché non vogliono che la verità esca fuori. Ma quella verità noi ce l'abbiamo in tasca. Tra pochi giorni avremo il responsor del medico legale dell'autopsia su Patrick, e ci sono tantissimi elementi che dicono che Patrick non si è suicidato. Prima di Patrick, due mesi prima, è morto un ragazzo di 37 anni, come stesso modus operandus, impiccato con le lenzuola. Ma prima di Patrick è entrata la senatrice Cucchi e tanti altri rappresentanti a manifestare qui dentro, a chiedere immediati interventi per i diritti e la salvaguardia dell'essere umano, perché l'essere umano sbaglia a livello giuridico. Ok, vogliamo pagare, ma non mi sembra che la Costituzione chieda la vita. Non ci siamo, non vogliamo, fino a quando non abbiamo la verità e la giustizia per il nostro caro Patrick. E soprattutto sosteniamo tutti i detenuti che sono in queste quattro mura e in quelli di tutta Italia, perché non ci fermiamo, perché a fianco a noi siamo cresciuti, c'è tutta l'Italia che ha il cuore Patrick, perché Patrick oggi è figlio di tutta l'Italia. Con noi anche tanti professionisti, dai criminologi, psicologi forensi, sono tantissimi, tanti informatici, peritici che vogliono mettersi a disposizione per noi, collaborare per vedere la verità. E non solo loro, anche avvocati di spicco, alla quale oggi si è messo a disposizione l'avvocato Taormina.
molte associazioni oggi non sono potute essere presenti perché stanno combattendo la loro lotta, ma noi li ringraziamo tutti, dalla primo all'ultimo, perché non ci lasciano soli. Come fanno lì dentro? Perché lì dentro sono soli. Sono soli lì dentro. Non ci fermiamo. Lotta dura. Fino a quando non avremo la verità e la giustizia. Per Patrick Guarnieri. Tendere alla rieducazione del condannato. E questa norma della legge fondamentale italiana, della Costituzione italiana, della Costituzione repubblicana, non può essere disapplicata e non possiamo essere solo noi, insieme agli altri compagni, agli altri amici del Partito Radicale, a fare questa battaglia, ma tutti, perché la Costituzione italiana è la Costituzione di tutti coloro i quali vivono in Italia, dentro e fuori dal carcere, ma soprattutto dentro. Soprattutto dentro, perché se non parte la riforma, se non parte il cambiamento dalla base, non potrà mai arrivare alle altre sfere che cercano di tenere le cose come stanno per i loro comodi. Stiamo qui come Partito Radicale ancora una volta, come facevamo con Marco Pannella spessissimo, perché la nostra lotta, perché lo dicevamo prima, lo diceva lei, siamo fratelli, siamo come rappresentammo con Marco Pannella, Alessio Falconio e Zingaroni, siamo tutti Zingaroni, siamo Riberto Trifoni, avevamo il coltello, è uno Zingarone. E quindi ai nostri fratelli ci rivolgiamo che stanno qui fuori e soprattutto ai nostri fratelli che stanno dentro, detenenti e detenuti. L'articolo 27 della Costituzione deve valere da subito, è stato dimenticato, dobbiamo far stappare le orecchie a chi evidentemente ci ha messo la cera e non vuole sentire, e ci faremo sentire con la lotta dura, senza paura e continua. Quando Patrick è stato portato qui, è stata fatta la visita medica? È stato chiesto quali erano le patologie di Patrick? Perché non può essere portato in isolamento un ragazzo in queste condizioni. Deve essere portato in infermeria, guardato, sostenuto ed aiutato. Perché è stato portato in isolamento? Perché chi conosce l'isolamento è una cella dove non c'è un cazzo, lo dico in parole francesi perché almeno qualcuno capisce meglio, dove le guardie, purtroppo, ahimè, si mettono da una parte e tu puoi urlare. E tu puoi urlare, ma Patrick non poteva urlare. Cazzo, Patrick non aveva la voce. Come urlava Patrick? Chi ha sentito l'ultima grida di Patrick che chiedeva aiuto? Dove sta? Ecco, caro direttore, si prenda le sue responsabilità. Vada da chi era di servizio quella sera. Guardi chi ha fatto l'accettazione medica. Perché da qui bisogna partire.